di queste ore la notizia del ritorno in edicola dal prossimo 19 febbraio della Gazzetta del Mezzogiorno, giornale storico che conoscono tutti e che tutti quanti hanno apprezzato nella sua storia più che secolare. Ricordo che la Gazzetta del Mezzogiorno aveva chiuso i battenti il 1 agosto del 2021, dopo ben 134 anni di storia, e adesso dopo una serie di vicissitudini e di vicende anche giudiziarie, finalmente questa magnifica notizia del suo ritorno in edicola. Io a nome della Cinardò intendo accogliere e commentare questa bellissima notizia, veramente esprimendo profonda soddisfazione e grandissima gioia, perché la chiusura di un giornale, purché sia, è comunque un po' come la morte di una persona, e quindi il suo ritorno in edicola, per converso, è un po' come ritornare alla vita. La libertà di stampa, l'etica del giornalismo sono tutti concetti che stanno molto a cuore alla nostra società e che è stata sempre molto attenzionata in generale dai media e in particolare proprio dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Quindi esprimiamo veramente il più caloroso benvenuto e bentornata soprattutto a questo giornale storico e che è testimone del nostro bellissimo territorio.